Inizio del video ballando Work di Rihanna. Grazie! Salve popolo, noi siamo le Double C e questo è il nostro canale. E ragazzi, siamo qui con il nuovo video. Lo scorso video è uscito ieri, quindi questa settimana ci stiamo dando da fare. E niente, il video di oggi sarà un ask con Double C. Esatto. Vi abbiamo chiesto di farci le domande sui nostri profili, sul mio profilo Instagram su Twitter, sulla nostra pagina Twitter, qui sotto ovviamente ci sono i vari link. E niente, qui abbiamo selezionato alcune domande, le scritte, peschieremo e risponderemo. Prima di iniziare con il video, volevo dirvi che io lunedì, martedì e mercoledì sono a Milano e girerò ovviamente per il centro, e soprattutto martedì ho il concerto dei The 1975. Quindi, se qualcuno va a questo concerto, ci potremo incontrare. E niente, basta, non voglio dire. Io invece saluto quelle ragazze che mi hanno, non so come, mi avete trovato alla World Cup di Pesaro. Ed è stato veramente emozionante perché anche a Pesaro c'è. Esatto. Wow, mi avete riconosciuto. E quindi via col video. Racconta una figura di merda. Allora, una mia figura di merda recente, che poi non è nemmeno tanto recente, però vabbè, quella che più mi è rimasta impressa, è praticamente eravamo in discoteca. Io fisso sto ragazzo perché mi sembrava assomigliare a un cantante, quello dei The 1975. Quindi io continuavo a fissarlo, oddio, uguale. Questo la sera mi contatta, io gli avevo inviato una richiesta di amicizia perché ero curiosa, avevo scoperto il suo nome, non che mi piacesse, solo giusto per così, volevo vedere le sue foto. E lui mi fa, invece di inviarmi la richiesta di amicizia, potevi benissimo salutarmi, rompere il ghiaccio ieri sera, invece di fissarmi tutto il tempo. Cioè ragazzi, veramente mi è caduta la faccia a terra. Io, com'è che quello ha visto? Io lo fissavo da 100 metri. Veramente troppo figure di merda. No, non è per tenere in mente una figura di merda che ho fatto l'anno scorso, che praticamente ero in aeroporto dopo, stavamo tornando da una trasferta di qualche gara, forse un'interregionale. E niente, dopo sapete che si fanno i controlli, ti fanno entrare, come si chiama? Quando ti fanno entrare dentro quella cosa e ti suona? Metal detector. Esatto, e c'era un tizio che vi giuro era quello di Una notte da leoni, quello con la barba, il più scemo di tutti. Io prendo il telefono, faccio una foto e arriva tipo il carabiniere che c'era là, il tizio della polizia, e dice a mio papà, faccia eliminare subito quella foto a sua figlia perché non si può fare. Siamo in aeroporto, ci sono controlli, non può fare il mio papà, elimina subito questa foto. Mi ha fatto fare una figuraccia davanti a tutte le mie compagne di palestra. E niente. Come avete reagito quando vi è venuto il ciclo? Allora, a me è venuto il ciclo a 17 anni, quindi non ho reagito, per niente ho detto, minchia, era l'ora, grazie. No, a me è venuto in primo superiore quando ho lasciato temporaneamente la palestra e pensavo fosse cacca. Cioè non sapevo, mia mamma, ma che cos'è? Io ho cagato cosa? Dalla vagina. Ma sì, facciamo festa, ma perché? No. Siete mai caduti sul marciapiede mentre camminavate? Certo che sì. Allora, sì. Io eravamo piccoline, era il periodo in cui stavo utilizzando i tacchi, le zeppe, e niente, ero felice e contenta di avere delle zeppe alte, tipo così. E allora camminavo a braccetto, a un certo punto passava una coppia di vecchietti, io ho sorriso e poi sono cascata. Io sono caduta poco tempo fa perché c'era una fossa e io avevo le scarpone enormi, sapete, io uso quelle là alte, e ho preso questa fossa in pieno e sono cascata, vi giuro, tutti a ridere. Tipo quattro capriole in mezzo, esatto, alla strada, e poi non è che si è rialzata, no? Ridevo, vabbè, era comica la scena. Che reazione avete avuto ai brutti voti? Allora io piangevo sempre, cioè quando li ho presi, facevo schifo. No, lei piangeva in continuazione. Io invece o mi incazzavo e non volevo parlare con nessuno. Ridevo. Oppure ridevo, ma tipo era una risata isterica perché ero disperata, non sapevo come recuperare e quindi... Bruttissimo. Sogno più perverso che abbiate fatto? Allora, ragazzi, questo è un sogno veramente imbarazzante. Praticamente io ho sognato di avere i coglioni. Cioè le palle proprio...
le avevo e praticamente uno mi toccava ste palle, non so perché camminassi nuda, cioè proprio indegna, e uno mi tocca ste palle e queste palle diventano tipo enormi, quindi io cammino con questa cosa e dico che cazzo devo fare, arrivo uno e mi fa un tumore alle palle. Perché quello te l'ha contagiato, era tipo un virus, ragazzi, i giorni di disagio. Devi andare nell'acqua santa, che era il mare, l'acqua santa, mi tuffo e queste palle si rimpiccioliscono e io rimango soltanto con l'organo genitale maschile. E piangevo perché dicevo, ora come faccio a fare figli senza le palle? Ragazzi, vedete il disagio. Ho sognato una volta che ero praticamente... cioè, ero io e mio fratello e il mio ragazzo, no? E mio fratello mi diceva... no, mi baciava, cioè, tipo... mi baciava qua... insomma, cioè, ci stava provando. E dicevo, Gianni, ma che cosa stai facendo? Vedi che io sono innamorata di Andrea, che tu sei mio fratello, che cosa vuoi? No, io guarda, sono innamorata di te. Gianni, ma non è possibile questa cosa, che cosa sta succedendo? E tutto questo il mio ragazzo non diceva niente. Però, l'incesto. Scorrete la foto della vostra galleria sul cellulare. Scorrete la vostra galleria? Vabbè, insomma, dobbiamo scegliere una foto casuale. Ad occhi chiusi. Spiegare il significato. Ok, vai. Vado. Mentre fai tu. Raga, Leonardo DiCaprio che vince l'Oscar. Non è più un manipio, questo è il mio Snapchat. E ho dovuto immortalare il momento di Leonardo DiCaprio. Di Leonardo DiCaprio mentre vince l'Oscar, il mio amore. Ti amo, Leo. Dai, dai, cazzo. Ecco. Questa foto rappresenta la granita, la sua vita, il gelato, era un gelato con pistacchio e nocciola ed ero insieme ad una mia amica che si chiama Giulia, saluto, Giulia. Preferite mangiare la cacca di piccione o bere succo di limone mescolato con la pipì? Raga, fate cagare, comunque. Nessuno dei due, comunque se devo proprio scegliere il succo di limone. Mescolato con la pipì, anche perché la pipì se bevuta subito non fa male, insomma. Fa cagare. Sì, però la cacca c'è meglio della merda di piccione. Esatto. Avete mai bevuto tanto da non ricordarvi la serata? La serata? No, cioè io non bevo molto, però l'unica volta che ho passato, diciamo, il mio limite, ero molto molto felice e correvo per tutta la spiaggia, però sì, mi ricordo della serata, ma... Vabbè, non ricordare la serata no, perché comunque, cioè, non ti ricordi la serata se bevi come la luna spugna del cazzo. Io mi ricordo sempre tutto, anche quando bevo un cocktail in più, ma comunque non siamo a sto degrado umano. Avete mai fatto una figura di merda con il ragazzo che vi piaceva? Ragazzi, sono cascata davanti. Lui mi saluta e io ciao e cado. Cioè, manco patti. Vabbè, sì, io ne ho fatte, però non le racconto perché non le racconto. L'ultimo. Avete mai fatto pipì in piscina? Ovviamente sì. Sì, raga, facciamo schifo. Noi le prime, madonna mia, qua ci pisciano tutti e ci pisciavamo pure noi. Ma certo, cioè io penso che tutti quanti al mondo abbiano fatto la pipì in piscina. E niente, vi mandiamo un bacione e ci vediamo al prossimo video.